Il rally storico di Sanremo, giunto in questo 2016 alla 31esima edizione, per il terzo anno consecutivo fa tappa a Imperia con un pit stop che lo trasforma davvero in un rally del gusto, dei sapori e dei saperi qui alla Fratelli Carli a Oneglia. Un pit stop molto apprezzato dai piloti ma anche un po' da tutta l'organizzazione che ha modo appunto di riorganizzare, intanto fare un riordino delle vetture in gara e al tempo stesso gustare i prodotti liguri, essere quindi ancora più vicini a questa terra di Liguria, essere più che mai un rally ligure. Matteo Busti con la sua meravigliosa Porsche, il primo a arrivare qui al riordino dell'Emporio Carli. Allora, come va Matteo? Ha girato il tempo e purtroppo, diciamo, in generale un po' noi con le Porsche siamo un po' svantaggiati. Hanno preso vantaggio le Delta, 4 ruote motrici, e nulla, le condizioni, le previsioni sono queste, rimangono così, ma stiamo provando a portarci un po' più sotto, ma viene veramente difficile, le strade sono bagnate, sono sporche, e logicamente siamo... L'incognita del rally è sempre quella, insomma. L'incognita sì, è sempre questa, siamo parecchio svantaggiati, infatti come abbiamo dimostrato ieri, in 10 secondi eravamo dentro in 5 pretendenti alla vittoria. Oggi invece le Delta hanno fatto la differenza. Quindi, però la gara non è ancora finita. La gara non è finita e adesso c'è il pit stop tutto di sapore, quindi va bene, dai, questa parte va bene. Questa parte è fondamentale per poter proseguire la gara. Enrico Ma, un grande pilota a partire dalla Formula 1, dalla Formula 3, e adesso con questa Lancia Stratos ti abbiamo riconosciuto a orecchio mentre arrivavi qui all'Emporio Carli per questo pit stop. Come va? Sì, è vero che il V6 Ferrari ha un rumore particolare. Da ieri abbiamo avuto fastidio da far funzionarlo bene con i carburatori. Siamo probabilmente l'ultima macchina nel top 10 con i carburatori, tutte le altre macchine sono con l'ingestione. Ovviamente è un po' delicato e soprattutto ieri andava abbastanza bene sull'asciutto, sul bagnato con le gomme d'asciutto, perché non abbiamo ponzognati gomme di bagnato, perché sapevamo che se era bagnato c'è niente da fare contro le Delta che sono 20 anni in meno, 4 ruote motrici. E ovviamente il meteo ha deciso del vincitore. Se fossi stato asciutto avevamo una possibilità, sul bagnato no, impossibile. Sempre una gran macchina, però vedere questa strada si riempie al cuore, dico la verità. Sì, si vede che tutti i tifosi che sono lungo il percorso sono contentissimi di vedere una Stratos competitiva. E qui al pit stop della Carli c'è un Pedro sorridente, perché insomma la Delta e la pioggia vanno d'accordo. Eh sì, l'avevamo sperata tanto, l'avevamo chiamata tanto e finalmente è arrivata. E siamo riusciti a fare 3 prove con l'acqua e devo dire che davvero la macchina anche è cambiata. La nebbia hai chiamato, non solo la pioggia. Anche la nebbia, è vero? Che mi ha aiutato molto, come sempre tra l'altro qui a Sanremo. E la macchina è cambiata completamente ovviamente ed è diventata quella che doveva essere, incredibilmente performante, alla velocità di percorrenza straordinarie. Una macchina continua ad essere difficile da guidare, però ovviamente poi dà dei risultati dal punto di vista cronometrico davvero esaltanti. Bello, bellissimo, è quello che speravamo ci fosse, un Sanremo bagnato, andiamo avanti così. E queste Delta non solo hanno fatto la storia del rally, ma io dico che continuano a essere delle protagoniste, sono un'icona veramente del rally, Pedro. Sì, io vedo il pubblico, no? Vedo il pubblico che tutto sommato ci accoglie in maniera straordinaria, anche pubblico giovane che probabilmente queste macchine non le ha mai viste correre, comunque ci seguono, fanno il tifo, vedono la macchina, sentono rumori che sono ovviamente rumori unici e siamo sicuramente apprezzati. Per chi non avesse capito bene chi è Pedro, beh, guardate soltanto le bandierine e non dico altro. Grazie Pedro. Grazie a voi.